saluto subito il Presidente della Commissione Finanze al Senato, Lega, economista, il professor Alberto Bagnai. Grazie professore per essere con noi, anche per confrontarsi, perché non tutti lo fanno, con chi ha idee diverse dalle sue. Immagino che Madrone e Boccia almeno in parte abbiano idee diverse dalle sue. Professore, buongiorno Presidente. Grazie per l'invito, sì, ho avuto modo di confrontarvi anche in altre occasioni, sempre molto interessanti, sia con Paolo Madron che con Francesco Boccia, e effettivamente può darsi che abbiamo delle idee diverse, però è sempre un'occasione utile, esatto, confrontarsi con persone che civilmente dissentono. Sì, sì, questo è un principio sacrosanto e vorremmo far nostro tutti i giorni qui a Radio Anch'io. Paolo Madron è direttore di Lettera 43. Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Francesco Boccia, Partito Democratico, è stato Presidente della Commissione Bilancio, è uno dei candidati alla segreteria del Partito Democratico stesso. Onorevole Boccia, benvenuto, buongiorno. Buona giornata, buongiorno a tutti. Professor Bagnai, cominciamo da lei per capire, allora mi sembra, da quello che ho intuito leggendo le cronache, ascoltando i nostri colleghi, che ieri sera nessuna decisione, diciamo dirimente, decisiva sia stata presa dal vertice, ma si è sostanzialmente continuato a dire qualcosa faremo. Che cosa bisogna dare in pasto alla Commissione affinché si fermi la procedura di infrazione, a suo avviso? Sono interessanti anche certe scelte lessicali, perché questa commissione è dipinta come un Cerbero cui bisogna dare in pasto qualcosa. Io ricordo che Cerbero difende la porta dell'inferno, quindi non so se dare qualcosa in pasto alla commissione ci avvii verso il paradiso o verso l'inferno. Fuori di metafora, a mio avviso la situazione è la seguente. Abbiamo in corso un dibattito che è di natura squisitamente politica, dal punto di vista economico è un dibattito assolutamente surreale e, se me lo permetterà, se ci saranno i tempi, le argomenterò sì. Perché questo dibattito è surreale, dal punto di vista politico è estremamente chiaro. Abbiamo un paese che, al di là di quello che vuole fare, poi ne parliamo, è guidato da un governo che ha un orientamento politico diverso agli orientamenti politici prevalenti quando la commissione attuale prese il suo incarico, e quindi la commissione attuale cerca di combatterlo con gli strumenti che ha a disposizione. Questi strumenti sono degli strumenti che si ammantano di una tecnica, di regole, che poi sono la continuazione della politica con altri mezzi. Ora il problema è che questa politica ha portato, sta portando l'intero progetto europeo, ha già portato interi paesi al fallimento, e noi vorremmo evitare ai nostri concittadini questo triste destino, punto. Circa tutto il resto non esiste effettivamente alcun motivo né economico né, secondo me, politico per deflettere dall'impianto della manovra. Molto, molto chiaro questa prima anche risposta. La posizione di Matteo Salvini, sì, peraltro. Professor Bagnai, le faccio un'altra domanda, poi vado da Madrone Boccia. In realtà mi appoggio a due economisti con i quali lei, diciamo, credo che battibecchi da anni, all'editoriale stamane del Corriere della Sera, Alesina e Giavazzi. Leggo solo un paio di passaggi. Secondo la gran parte degli osservatori, anche gli economisti più keynesiani, la manovra del governo avrà effetti recessivi. Il motivo è che le misure proposte non fanno nulla per le imprese, tranne un piccolo taglio di tasse riservato a un gruppetto di aziende minuscole, e soprattutto perché le dichiarazioni con cui il governo ha accompagnato la manovra hanno preoccupato i mercati, provocando un aumento del costo del denaro per famiglie e aziende. Il risultato è che le previsioni di crescita per il prossimo anno oscillano tra lo 0,9 dell'OCSE e lo 0,4 di Goldman Sachs. Il punto è che il nostro, in un paese normale quei provvedimenti sarebbero anche potuti andare bene, ma in realtà in un paese come il nostro, con un rapporto debito-PIL che è il terzo più alto del mondo, ad eccezione di Giappone che ha una vicenda tutta sua e della Grecia che non vorremmo imitare, provocherà questi effetti. Il livello del nostro debito, che l'annuncio di questa legge ha fatto salire i tassi di interesse, trasformando una manovra che in un paese normale potrebbe essere lievemente espansiva in una manovra recessiva. E poi tutta un'altra serie di considerazioni che lei può immaginare. Ma è una rassegna stampa o un dibattito? No. Un dibattito vorrei dire. Sì, vada, ho finito. Ma guardi, allora, Alesina e Giavazzi si sono, diciamo così, ampiamente screditati nel dibattito per due ordini di affermazione. Voglio ricordare, e sono registrate dalla stampa, insomma, le loro dichiarazioni all'inizio della crisi. Quando noi economisti post-keynesiani eravamo molto preoccupati, loro dicevano una piccola correzione, qua si torna addirittura al 2008, 10 anni dopo ancora non abbiamo recuperato quella che secondo loro è una piccola correzione. Il secondo modo in cui hanno scelto di screditarsi è stato l'approccio ideologico alla teoria dei moltiplicatori negativi, cioè tagliamo i redditi
tagliamo la spesa dello Stato che è reddito del cittadino, perché se ti tagliano la pensione, se ti tagliano lo stipendio, banalmente guadagni di meno e il PIL magicamente crescerà. Con il meccanismo che Paul Krugman ha chiamato la fatina della fiducia, cioè siccome i mercati sono contenti, allora poi ti aiutano e tu cresci. Ma insomma, a me non ha funzionato così, e questo i nostri ascoltatori lo sanno, e vorrei anche far notare una cosa che non viene quasi mai fatta notare. Siamo passati attraverso un periodo di tassi di interesse nulli o negativi, e non è che ci sia stata questa esplosione degli investimenti. Lo sa perché? Perché noi in realtà di investimenti naturalmente abbiamo bisogno, di piccoli investimenti soprattutto per la manutenzione del territorio e delle infrastrutture logistiche, come sto dicendo da alcuni anni. Ma siamo ciò nonostante tuttora in una crisi di domanda, cioè quello che bisogna fare sono interventi per alleviare la povertà, interventi di lotta alla povertà, e anche lo stesso intervento di quota 100 sulle pensioni è un intervento che ha il preciso significato di favorire il turnover della forza lavoro, cioè di lasciare che persone anziane lasciano il posto di lavoro per far entrare giovani che hanno più energie, e questo ha anche riflessi sulla produttività. E guardi che la cosa strana, e qui chiudo, e che però è opportuno che gli ascoltatori lo sappiano, che questa cosa che vi sto dicendo non è la bislacca teoria di un leghista, è quello che diceva niente meno che Tito Boeri non più tardi di 3 anni fa su voxeo.org, cioè sul blog degli economisti accademici che ha maggiore reputazione in Europa. E affermava su questo non vorrei aprire una discussione. In realtà su quel tema ci sono diversi articoli di Boeri, no, se non sbaglio. Ma perché, naturalmente, questo fa capire che esattamente come oggi Alesina ci esorta, come al solito, a svenarci per difendere l'Europa, nel 97 la definiva un esperimento antistorico, sottolineando come la concorrenza storica. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che ci sono persone che si impegnano per un'idea e ci sono persone che cambiano idea. I motivi sono sempre da analizzare, si può cambiare idea per buoni motivi tornerò da lei, Presidente. Per pessimi motivi e nel verso sbagliato. Tornerò da lei, Presidente. Paolo Madroni, in un pezzo ieri su Lettera 43, ha detto che siamo sempre stati maestri dell'arte del rinvio e continuiamo a farlo in questa trattativa negoziato con la Commissione. Attenzione, perché noi rischiamo di essere la Lehman Brothers d'Europa. Paolo Madroni. No, credo che il rapporto evidentemente sia un rapporto complicato, e cioè voglio dire non è che l'Europa può tranquillamente prendersi il lusso di lasciare andare, no, l'Italia. Quindi evidentemente è chiaro che l'Italia non è la Grecia, non è il Portogallo, è un paese fondatore, una delle economie più forti del continente. Detto questo, credo che ci sia un punto di svolta nell'atteggiamento che il governo ha nei confronti dell'Unione Europea e che ha di fatto poi aperto a questa sorta di disponibilità a trattare. E diciamo, il punto di svolta è l'asta dei BTP Italia che c'è stata la settimana scorsa. Io credo che, insomma, voglio dire, quell'asta che è andata male, ha suonato come un campanello di allarme importante. E a quel punto tu dici anche Di Maio e Salvini hanno cambiato atteggiamento. Ma anche perché da gennaio, come dire, abbia parte un programma, insomma, una serie di aste, di collocamenti per rifinanziare il debito, che è importante. Adesso non so le cifre, ma mi pare siano per l'anno prossimo 400-450 miliardi. Non è che un paese indebitato può prendersi il lusso di non avere, diciamo, prestatori sul mercato. Purtroppo il grande equivoco, secondo me, è questo. Pur, voglio dire, criticando, come dire, l'euro burocraticismo della Commissione Europea, il rigore, l'austerità, noi siamo un paese molto molto indebitato, quindi abbiamo bisogno di andare sul mercato a raccogliere i soldi che ci consentono di far funzionare la macchina pubblica. A questo punto, insomma, voglio dire, in tutti i contesti il prestatore rispetto al debitore vanta, diciamo, qualche diritto, ha il coltello dalla parte. E quindi, diciamo, noi siamo il contraente debole, questo ci stai dicendo? Sostanzialmente sì, perché se tu vai a chiedere i soldi, evidentemente è chiaro che il prestatore è più forte, sì, te li presta
se come dire, il contesto consente di prestarle una certa guarda Paolo, questo punto è molto chiaro e poi vorrei sentire su questo punto, se riusciamo a avere tempo, Alberto Bagnai che risponde, perché a Francesco Boccia, che è un economista anch'egli, Partito Democratico, vorrei chiedere se condivide quanto ci ha detto la settimana scorsa Fumagalli, insegna alla Cattolica di Milano, una posizione da sinistra critica dell'austerità espansiva, chiamiamola così, e cioè che l'approccio del governo è giusto ma i mezzi sono sbagliati. E Boccia, detto pubblicamente più volte, l'ho detto in Parlamento, continuo a ribadirlo, consiglierei a Bagnai, persona autorevole e competente, anche se non condivido il suo approccio, di non attaccare il carro dove vuole il padrone, perché poi si viene smentiti e la credibilità per noi che veniamo dal mondo dell'accademia è l'unico patrimonio possibile. E invece ho la sensazione che lui e tanti altri colleghi stiano coprendo una manovra sbagliata. È evidente che il problema non è il deficit, l'ho detto più volte, ribadisco che la Commissione Europea sbaglia nel fare una sorta di procedura di infrazione preventiva, che avrebbero dovuto almeno aspettare il dibattito parlamentare, invece si sono affrettati Juncker e Moscovici ad annunciare una procedura possibile senza nemmeno prendere in considerazione le modifiche parlamentari. Detto questo, il governo sta utilizzando il debito impropriamente, perché investimenti zero, ma anche riduzione delle tasse sul lavoro zero, insomma, l'avete già detto e condivido l'ultima analisi di Madron. Detto questo, io mi aspetto che il governo faccia quello che hanno già deciso da qualche settimana, ma non lo dicono, e cioè semplicemente di far partire il reddito di cittadinanza, che così com'è fatto male, perché dovevano a marzo, ha detto Di Maio, anche se secondo me partirà ad aprile, risparmieranno un trimestre, così come le modifiche alla Fornero non partiranno prima. Ma basterà di... però Boccia, perché Fubini sul Corriere stamane dice di no alla Commissione. Beh, intanto uno 0,2 del PIL lo risparmiano così e scendono già al 2,2. Se iniziano a maggio arrivano anche al 2,1. Ovviamente stiamo parlando del gioco delle tre carte, perché è evidente che non modificano la manovra ma spendono meno sul 2019, ritardando l'inizio della spesa. Voglio ricordare a Bagnai che gli investimenti pubblici nel nostro paese sono stati ridotti semplicemente perché si spendono ormai una parte del paese solo le risorse comunitarie che hanno sostituito le risorse ordinarie. E gran parte della spesa pubblica purtroppo va in spesa corrente e il loro governo non solo non è un'eccezione, ma addirittura sta aumentando la spesa corrente. Guardi Boccia, lasciamo, se riesce, in 2 minuti e mezzo al professor Bagnai, so che sono pochi, professore, provi almeno a dare dei cenni di risposta, professor Presidente. Ma questa storia della dialettica fra investimenti e spesa corrente a me sinceramente fa un po' sorridere. Si direbbe che gli investimenti hanno un moltiplicatore più alto e la spesa corrente invece è effimera. Se siamo in una crisi di domanda, la spesa corrente è spesa che rianima l'economia, perché sono soldi, per dirla in termini non tecnici, che entrano nel circuito del reddito. Voglio anche far notare un altro dettaglio che i nostri ascoltatori possono apprezzare. Spesa corrente sono anche gli stipendi della pubblica amministrazione, quindi sono anche gli stipendi per esempio dei nostri insegnanti, quindi gli stessi economisti credibili ai quali si rifà l'onorevole Boccia, che ci parlano dell'importanza dell'investimento in capitale umano, cioè in istruzione, quando poi ci dicono di tagliare la spesa corrente, ci dicono di non fare investimenti in capitale umano. Sembrano dettagli, ma non lo sono, perché sono un modo attraverso il quale le istituzioni europee cercano di imporre una loro simpatica agenda politica, che ha solo un difetto: la maggioranza dei cittadini italiani l'ha rifiutata. Però noi siamo i debitori e i creditori sono più forti, dice Madron. Ma guardi, anche le argomentazioni del dottor Madron, io sinceramente non vedo la fuga in questo momento dai titoli italiani, vedo tanti tentativi da parte di istituzioni europee che avrebbero il compito esattamente contrario, di seminare il panico sullo stato dell'economia italiana senza riuscirci, perché come lo stesso dottor Madron ha riconosciuto l'economia italiana è solida. Vogliamo parlare della Francia,
che ha già annunciato pubblicamente che supererà il 3% del deficit, e con tutto questo a proteste di piazza che potranno essere sedate in un unico modo, o con la partenza di Macron, fatto assolutamente improbabile, o comunque con una stagione di gravissima instabilità politica, o aumentando il deficit per venire incontro alle proteste di persone che si stanno lamentando di avere scarso potere d'acquisto. Presidente, guardi, le chiedo una cortesia. Quindi, se vede, esistano modelli da seguire nei paesi del nord, quelli dai quali provengono, fra l'altro. No, questo punto è stato più volte affermato. E devo dire che ringraziamo molto Bagnai, Madrone e Boccia per la civiltà con la quale hanno espresso idee molto diverse.